Buongiorno cari amici che da un po' di tempo a questa parte avete aperto la porta a casa vostra e mi ospitate, come io quel giorno in cui ho iniziato a registrare video e poi ho scoperto anche, cioè poi dopo i primi video mi sono cimentato in questo mondo dell'hangout, dell'interazione diretta, della possibilità di interagire direttamente con chi passa casualmente, bussa e chiede di farci una chiacchierata, di parlare un po', di far conoscere le sue opinioni al mondo. E in questo video voglio confermare il mio grazie, la mia gioia nel poter essere in questa famiglia, quindi per augurarvi buona giornata, con la speranza di al più presto risentirci, e con la speranza soprattutto è una cosa bellissima, mi è piaciuta tanto quando Albertino ci ha lanciato quel "ma sì, ma dai, venite qui, facciamo 2-3 giorni, venite, prendetevi il sacco a pelo, torniamo qua, mangiamo qua, viviamo un po' insieme in comunità qualche giorno, emozioniamoci proprio anche con tutta la nostra realtà fisica". Anch'io ho sentito forte il fare mio il desiderio di Albertino, spero che anche gli altri che partecipavano abbiano sentito la voglia di, al posto di essere dietro una webcam, che già molto di più che solo telefonarsi o solo scriversi, perché ci si vede, si vedono le emozioni, traspare quello che viviamo mentre gli altri ci raccontano le cose, traspare anche tutta la nostra stanchezza. In me probabilmente si vede molto che a volte è come se sparissi, cioè resta lì la mia figura e io chissà dove sono, ma in realtà vi garantisco che a un certo punto ascoltarmi mi trasporta, e tante volte non so bene nemmeno dove mi sta portando. Poi quando la discussione si fa vivace, ecco, io cerco solo di, mi preoccupo che sia solo una vivacità di discussione, ma che in fondo ci sia sempre quell'armonia che ci ha portato ad accettare l'invito di entrare per una qualche ora nella stessa stanza e sedersi a parlare. Cosa volete che vi dica? Grazie quindi a Franco, che è passato a salutare, ma è stato un momento magico. Grazie, ecco mi chiamano, grazie al... Va bene, interrompo e ci sentiamo la prossima volta, il lavoro deve iniziare. Ma forse non sono Riccardo, io non ero Riccardo bambino, ora posso continuare a terminare con i saluti quantomeno. Grazie Albertino, sei nel mio cuore, grazie. Grazie Mario, anche tu sei molto nel mio cuore, quanto mi riconosco in te, quanto mi piace la tua profonda umanità, la tua profonda attenzione, il tuo profondo richiamo alla giustizia, all'equità, all'equilibrio, all'armonia, che in questo momento sembra siano un po' nella nebbia, siano un po' valori messi dietro altre cose ritenute importanti, che importanti non sono.
Grazie Eterna Luce, bellissimo parlare con te, ascoltarti. Grazie Curiosity Angel, anche tu, un continuo, far sorridere il cuore anche quando il cuore è smarrito e preoccupato e angosciato. Grazie Orso Bianco, davvero una sorpresona che mi hai fatto ieri finalmente. Cioè, oltre che ascoltarti, ho potuto dirti due cose così, ho potuto buttare fuori un po' di cose. Ho parlato con la scienza e la scienza mi ha ascoltato. Grazie a Joe, che non conoscevo, e tutta la freschezza delle sue speranze. Giovani, ancora forti, ancora decise, ancora non consumate dalla corruzione del tempo. Ebbene, grazie amici, è stata una bella serata, spero ne vivremo ancora tanti insieme. Intanto vi auguro buona giornata, che anche per voi sia una giornata in cui nel lavoro potete portare tutta la vostra umanità, tutta la vostra voglia di creare nel piccolo un mondo dove prima di guardare ai difetti si guarda al cuore e si cerca di portare serenità. Boh, non so, così, ho buttato lì. Buona giornata, carissimi amici, a risentirci a presto.